Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, Predolin non è un buon esempio. Pomeriggio 5, Barbara D'Urso attacca Marco Predolin. È appena finita una nuova puntata di Pomeriggio 5. Nella prima parte della trasmissione, Barbara D'Urso ha affrontato i casi di cronaca più rilevanti della giornata. Mentre la seconda parte è stata dedicata interamente alle polemiche sul Grande Fratello VIP. Tanti gli ospiti invitati per parlare di questo argomento, tra i quali Soleil Sorge, il figlio di Serena Grandi e la compagna di Marco Predolin. Proprio quest'ultima, interpellata dalla popolare conduttrice, ha cercato di difendere il suo fidanzato dalle accuse di omofobia, asserendo: "Ho sentito in diretta le battute di Marco e non è cattivo e scherza e purtroppo però non si accorge di esagerare e…". A quel punto si è scatenata una furiosa polemica tra gli ospiti in studio. E per mettere la parola fine a questa diatriba, è intervenuta Barbara D'Urso, dicendo la sua su questa spiacevole vicenda. "Conosco Marco da oltre 40 anni e ha sbagliato e non è stato un buon esempio e… Predolin potrebbe rischiare una squalifica per queste battute omofobe contro Cristiano Malgioglio? Inutile negarlo, è ciò che si augura la maggior parte dei fan del reality show condotto da Ilaria Blasi". Ma non è finita qua perché la presentatrice ha voluto parlare anche di altri due concorrenti del GF VIP. Barbara D'Urso, la polemica su Marco Predolin a Pomeriggio 5. Barbara D'Urso, dopo aver iniziato la seconda parte di Pomeriggio 5, dando la parola alla compagna di Marco Predolin, ha voluto parlare di Giulia De Lellis e Jeremias Rodriguez. Difatti, i due, nelle ultime ore hanno fatto delle dichiarazioni, che hanno lasciato i fan del reality VIP di schiucco. Il motivo? La De Lellis ha asserito che i figli degli omosessuali avrebbero diverse possibilità di diventare gay, mentre Jeremias ha offeso Daniele Bossari. Dichiarazioni che non sono piaciute né a Barbara D'Urso né ai suoi ospiti. Motivo per cui questi ultimi si sono augurati che gli autori della popolare trasmissione intervengano il prima possibile per mettere fine a questo scempio. E chissà se anche il MOIGE, Movimento Italiano Genitori, dopo aver attaccato lo show per via della doccia provocante di Cecilia andata in onda per sbaglio in prima serata su Canale 5 la scorsa settimana, si pronuncerà anche sulle dichiarazioni di Predolin, Jeremias Rodriguez e Giulia De Lellis. Insomma. Nonostante il GF VIP sia iniziato da poco più di due settimane, pare davvero non ci sia un solo giorno in cui non faccia discutere. Ci saranno ulteriori sviluppi su queste polemiche? Gli autori del reality prenderanno una posizione netta e chiara contro alcuni concorrenti?